Ma allora, intanto precisiamo le cose. La Lega, 5 Stelle, i cosiddetti dissidenti del PD e di Forza Italia hanno presentato un numero assai limitato di emendamenti. Quindi cosa uno deve ritirare? No? Cioè, poche decine. Chi ne ha presentati di più? Credo sia i 5 Stelle, 200. Quindi non stiamo parlando di tanto, no? Sia chiaro. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di emendamenti. Dei gruppi politici ne hanno presentati di più, ebbene c'è un'apertura a, come dire, a ridurre questa cosa, però bisogna che ci sia, come dire, un riconoscimento contestuale della dignità dei diversi gruppi politici. Ecco, questo è, ma no, non tanto della dignità per un fatto astratto, quanto di aprirsi a un confronto reale. Quindi un passo è stato fatto, non è che non è stato fatto. E dal governo, oggi in aula, il ministro Boschi qualche cosa ha detto. Il dialogo non è finito, tanto è vero che in questo momento i lavori sono sospesi perché è in corso una conferenza dei capigruppo ed è anche in questa conferenza che da parte del governo e da parte dei principali partiti ci deve essere quella apertura, quello spirito di collaborazione che non vuol dire annullare le differenze. Vuol dire prenderle sul serio e basta. Poi sarà possibilissimo che su determinati aspetti ci siano non delle convergenze ma dei contrasti. Ma un conto sono i contrasti che coronano degli inutili bracci di ferro, un conto è il legittimo contrasto di opinioni diversificate dopo una discussione serena e approfondita.